canzone, quello che io sono, quello che dovrei essere, chi vogliono che io sia, chi voglio essere, imborticata in una densa nebbia, come liquido disperso in aria, cerco e non mi trovo, di sgregata e mutilata in grandi pezzi che si respingono, vicini, vicini, una volta vicini, questa energia che impedisce di unire le mie ossa, obbligate a confondersi, costrette a dimenarsi, torturate dall'assenza di uno scheletro che donerebbe loro un'identità. Attesa di uno schianto, un solito a mia fine, oscillo fra parti di me, voglio coesione, quest'ansia dormiente continuamente ad occhi socchiusi, cerco te, solo che non ti vedo, ti prego prendimi, afferrami, fondi tutti i frammenti che mi sfuggono. Noi diamo il benvenuto nei nostri studi ai Lateral Basta. Buon pomeriggio ragazzi, nelle persone di... Buon pomeriggio Leonardo Angelucci. E buon pomeriggio Rosa Zumpano. Allora, cosa suonate voi due e cosa suonano tutti gli altri, visto che non siete proprio pochissimi, per i nostri standard? Sì, siamo in sei, io suono la chitarra e canto. E io invece suono il flauto traverso e canto. Poi con noi ci sono Matteo Troiani al basso, Tommaso Guerrieri alla batteria, abbiamo Alessandro Ippolita alle tastiere e Antonello D'Angeli, chitarra e voce. Acustica e voce. Anche lui. Allora, al di là del fatto che siete stati il primo gruppo che si è chiamato da solo la pubblicità suonando praticamente all'interno di un set dal vivo, infatti i nostri ascoltatori... Idea visionaria di Matteo. Ha fatto bene il vostro Matteo, perché i nostri ascoltatori sono impazziti per questa cosa qua. Quando è cominciato questo progetto, premesso il fatto che voi siete qui per parlare del vostro secondo album, La Luna nel Polso, che avete suonato anche da me. Il progetto è nato nel 2011, quando appunto si è formata la band, abbiamo iniziato a mettere insieme le prime idee sulla musica originale che avevamo intenzione di fare. Come sempre noi tiriamo fuori la storia del calderone, ma perché è così, siamo tante persone che vengono, abbiamo avuto anche dei cambi di formazione, che vengono da background musicali molto differenti, quindi di conseguenza l'unica comune denominatore che abbiamo trovato per la nostra musica è a fare appunto del rock sperimentale, che potesse un po' prendere insieme tutte le differenti influenze, blues, rock, jazz, funky, dei differenti membri della band. E così dal primo disco in inglese del 2014, I Am Free, siamo arrivati alla formazione attuale, e dal 2014 ad oggi abbiamo lavorato per l'uscita della Luna nel Pozzo. Oltre colline, oltre miglia, oltre la mia libertà, tu lasciami solo, io voglio volare con le mie ali, io voglio volare, è un mio diritto, non mi puoi fermare, io sono libero e voglio volare. E da bambino volevo cambiare il mondo in un posto migliore, avevo nient'altro da fare tra mille idee disperse nel mare, come una nuvola volavo via senza ragione con la fantasia, e l'uomo enorme diceva sei mio, incatenato in prigioni di oblio, ma io correrò oltre montagne lontane, oltre i confini del tempo, tu lasciami solo, io voglio volare con le mie ali, io voglio volare, è un mio diritto, non mi puoi fermare, io sono libero.
nel pozzo, perché si chiama così questo album? Allora, la storia parte dal primo disco, già però in inglese, I Am Free. E diciamo che è una sorta di percorso che noi piano piano abbiamo scoperto di star appunto percorrendo. Dall'inizio fino ad ora abbiamo passato due tappe. La prima tappa era quella di buttare fondamentalmente come prima approssimazione i vari generi che ci venivano in mente, le nostre varie influenze, così senza pensarci. Dopodiché alla fine, quando abbiamo fatto il nostro primo disco e quindi I Am Free, ci siamo resi conto di tutte le cose che non andavano, invece tutte quelle che andavano bene. Sì. E piano piano abbiamo iniziato a lavorare tanto, forse anche il doppio credo, sì, del tempo che abbiamo impiegato per I Am Free, per pensare e costruire La Luna nel Pozzo. Il nome proprio, Valerio, deriva da sia del primo disco che del secondo disco, da due quadri di un pittore bolognese, si chiama Vito Giarrizzo, che collabora con noi da diverso tempo anche con la nostra associazione culturale, con la, sì, quale organizziamo eventi e facciamo attività in provincia di Roma e a Roma. E è appunto il titolo del suo album, e secondo me rappresenta perfettamente quella che è la nostra ricerca musicale, perché appunto sulla copertina, in questo dipinto, troviamo degli ominidi, sì, nel primo disco e anche nel secondo, che stanno cercando di rincorrere una luna, ma una luna fittizia, perché è solo il riflesso della luna nel pozzo. Solo alla fine gli occhi di questi uomini si accorgeranno che invece la vera luna è alle spalle. Diciamo, è anche un po' un'autocritica questa, no? Forse non siamo, uno non deve essere mai convinto, deve sempre spingersi a cercare la propria luna, non deve essere mai convinto di essere arrivato, e questo è un po' quello che è la dinamica della nostra band. Beh, anche questo è molto progressive, nel senso, sì, no, molto poco banale, sì, come spiegazione. Quali sono i vostri riferimenti web, dove è possibile reperire e ascoltare la vostra musica e leggere di voi? Assolutamente dappertutto, perché grazie al lavoro di Serena Calabro, la nostra carissima manager, che sì, siamo ovunque, c'è addirittura un'app per Android, Lateral Blast, sì, c'è il film lateralblast.it, c'è la pagina Facebook Lateral Blast, ovviamente abbiamo il nostro canale YouTube dove c'è anche il videoclip ufficiale, altri video più o meno amatoriali, siamo su SoundCloud, su qualsiasi tipo di social, Instagram, Spotify, ovviamente tutti i digital store, perché il disco, oltre che fisicamente ai nostri concerti, è disponibile da quando è uscito sempre su tutte le piattaforme digitali. Perfetto, siete stati più che esaustivi, direi, durante questa bella chiacchierata intervista. Grazie ragazzi, in bocca al lupo a voi e agli altri, e alla prossima. Lunga vita al lupo, grazie. Sveleranno